Bene, passiamo adesso a vedere un po' di numeri. Che cosa ci dicono gli indicatori BES sul Paese? Quali sono i punti di crisi, quali le potenzialità e le dinamiche positive? Allora, è chiaro che il 2013 è un anno molto critico, è stato l'anno nero del lavoro, diciamo così, perché è stato l'anno in cui abbiamo perso più occupazione, più ancora che nel 2009, quasi 500.000 occupati in meno solo nel 2013, e in più, oltre al calo dell'occupazione, soprattutto giovanile, che sono il settore più colpito, abbiamo avuto anche una diminuzione della qualità del lavoro, perché è aumentata la sovraistruttura, cioè le persone che non riescono, che praticamente svolgono lavori non attinenti poi al lavoro, al titolo di studio che effettivamente poi stanno svolgendo. Non siamo tornati ai livelli precedenti la crisi, però comunque un pochino è diminuita e sta diminuendo anche l'indebitamento da parte delle famiglie, e questo è un altro segnale positivo. Da un punto di vista della criminalità, quello che emerge è che crescono alcuni tipi di reati, effetto anche della crisi, perché stanno aumentando furti d'abitazione e rapine, aumenta anche il senso di insicurezza della popolazione, però va anche detto che c'è un segnale positivo, nel senso che i crimini violenti non crescono, anzi diminuiscono gli omicidi, seppure diminuiscono solo gli omicidi degli uomini sugli uomini, non diminuiscono gli omicidi degli uomini sulle donne. E segnali importanti si evidenziano nel dominio politica e istituzioni. Noi sappiamo che i cittadini hanno un rapporto con la politica di grande sfiducia. Danno un voto 2 ai partiti, 3 al Parlamento, 4 alla magistratura, quindi sfiducia totale. Ma questo dominio, gli indicatori di questo dominio stanno rapidamente modificandosi. Forse, dicevo, è il dominio che si modifica di più. In che senso? Allora, nel senso che, coerentemente a quello che è successo con la, diciamo, da un punto di vista della sfiducia, l'astensionismo è cresciuto di quasi 8 punti percentuali alle ultime elezioni, quindi è cresciuto molto. Però attenzione, accanto all'aumento dell'astensionismo c'è l'aumento della partecipazione politica, che sembra essere in contraddizione con l'indicatore dell'astensionismo, cioè i cittadini, magari più persone non vanno a votare, ma più persone si informano di politica e più persone parlano di politica. A questo si aggiunge che c'è un processo di femminilizzazione e di ringiovanimento degli organi istituzionali, soprattutto per quanto riguarda il Parlamento. Siamo arrivati al 31% di donne, o un'età più bassa per quanto riguarda sia i deputati che i senatori nelle ultime elezioni. Quel primo positivo fondamentale è la salute. Le condizioni di salute della nostra popolazione sono condizioni di salute molto buone. Quello che si evidenzia è che siamo tra i paesi al mondo che hanno una speranza di vita più alta, una speranza di vita in buona salute, condizioni di salute fisica elevate, è diminuita la mortalità infantile, sta diminuendo la mortalità per tumore tra gli adulti, è rallentata la crescita della mortalità per demenza per gli anziani. Sull'ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale noi abbiamo una grande ricchezza. Sull'ambiente passi in avanti sono stati fatti anche con l'aiuto della crisi, perché è chiaro che la crisi, con i problemi che ha creato da un punto di vista della produzione industriale eccetera, ha fatto sì che anche le emissioni di CO2 magari diminuissero un po'. In più è aumentata la percentuale di energia da fonte rinnovabile, addirittura questo è uno dei pochi indicatori su cui siamo sopra, come quello della salute, sopra la media europea. Quello che va sottolineato è anche che sul paesaggio abbiamo segnali positivi, perché sul paesaggio uno dei risultati più importanti è quello del censimento dell'agricoltura, che ci dice che la superficie agricola utilizzata ha rallentato molto, diciamo così, il calo. Quindi segnali anche rispetto al paesaggio sono buoni.
ma ci dicono anche che bisogna fare molta attenzione al governo del territorio, perché pur essendo diminuita la parte di costruito, diciamo così, in termini di consumo del suolo, ancora la percentuale, il peso della parte illegale, diciamo così, del costruito è cresciuta complessivamente. Quindi questa diminuzione di consumo del suolo in realtà è avvenuta soltanto per la parte più legale e non per la parte, diciamo così, illegale. L'Italia arriva, diciamo, dopo questi 5 anni di crisi in una situazione particolare, perché è evidente che la crisi sociale sarà una crisi più lunga della crisi economica, perché sarà difficile riuscire ad assorbire in qualche modo tutta la pressione che c'è dal punto di vista della disoccupazione. Però l'Italia, nel dominio della partecipazione sociale, si evidenzia bene, è anche un paese che ha delle reti sociali fondamentali, soprattutto quelle familiari, che hanno agito da ammortizzatore sociale insieme con gli ammortizzatori sociali generali e che hanno fatto sì che l'impatto della crisi non fosse così grave come invece sarebbe stato se non ci fosse stata questa rete, diciamo così, forte.